situazioni da Lamezia in Calabria. Volevo soltanto fare una premessa per i colleghi della stampa in particolare. Questa non è una manifestazione elettorale. Noi abbiamo voluto creare un'occasione per incontrare gli addetti ai lavori e in particolar modo volevamo incontrare le associazioni, i gruppi costituiti. Mi rammarico molto del fatto di non vedere qui i numerosi comitati che scendono poi in piazza per reclamare delle cose. Che comunque sono stati invitati. Sono stati tutti invitati, infatti, e tutti hanno detto che avrebbero partecipato. Poi adesso sono cominciati ad arrivare i distinguo, che loro preferiscono incontrare i candidati al sindaco, che loro faranno incontri diversi. Io francamente non credo che parteciperò a nessuno di questi incontri, perché noi avevamo qui oggi un'occasione per discutere della situazione dell'ospedale di Lamezia e mi rammarico che questo invito non sia stato raccolto, perché avrei voluto parlare a loro e non solo parlare attraverso la stampa, i comunicati stampa o le dichiarazioni ufficiali, perché avrei voluto un confronto anche con chi poi si organizza e fa delle cose su questo territorio. Quindi vi dicevo, questa non è una manifestazione elettorale, anche perché sono francamente indignato di vedere come si stanno svolgendo le manifestazioni elettorali, come si stanno svolgendo le manifestazioni elettorali a Lamezia. Adesso si sono inventati i punti di incontro mobili, i tendoni che vanno in giro, mi sembra il circo Orfei che si sposta con un vario codazzo di persone che li accompagna per fare le forme. Noi siamo questi che siamo, ho detto già a Sant'Eufemio, siamo gente vera che interessa dei problemi, che i problemi li vogliono risolvere. E questo ospedale i problemi ne ha a bizzeffe. Non tutti nascono dalla volontà di una cattiva amministrazione, ma alcuni hanno radici di una cattiva amministrazione di questo momento, ma alcuni hanno radici profonde. C'è una carenza di personale che è veramente paurosa. Non c'è stato reparto che noi abbiamo visitato, che abbiamo visitato la gran parte, che avesse un organico sufficiente. Tutti hanno lamentato di non avere personale medico, di non avere personale infermieristico, anche se abbiamo trovato, credo, puoi dire, puoi confermarlo di più, delle strutture che potrebbero accogliere spazi e attività ben diverse, a partire dal caso della terapia intensiva neonatale. Quando siamo entrati in quel reparto e ci siamo sentiti dire noi non sappiamo che fare perché non sappiamo se siamo chiusi o aperti, e francamente mi sono cadute le braccia quando ci siamo affacciati dietro il vetro e abbiamo visto tutte queste culle protette vuote, tutte attrezzate con i monitor per funzionare, con un personale che stava lì a guardare, perché ce n'erano due pieni su non so quanto, su una decina che sono stati. Mi sono francamente veramente cadute le braccia a vedere, pensare come delle strutture che esistono vengono abbandonate. Che risparmio c'è in questo? Che logica c'è in questo? Perché poi quello della terapia neonatale, la chiusura della terapia neonatale, si ripercuote sul reparto di ginecologia, perché ci hanno detto che la gente non va più a partorire, c'è stato un calo nelle presenze,
molto significativo perché gli altri anni parlavano di cifre di 1300-1500 parti per anno, quest'anno siamo arrivati a un migliaio di parti e ancora gli effetti della terapia, della chiusura del reparto di terapia neonatale non si vedono appieno. Quindi questo diventa oggi uno spreco di risorse, non un risparmio di risorse. Abbiamo visitato un reparto, quello di fibrosi cistica, che è un centro regionale d'eccellenza certificato, e questo reparto nel piano scura è... Se, di questo reparto se ne prevede l'accorpamento al reparto di pediatria. Pensate, un reparto dove stanno insieme bambini e persone anche adulte, perché ormai la fibrosi cistica è diventata una malattia che si cura in pazienti adulti, non solamente in bambini. E gli operatori sanitari che ci hanno detto, lasciandoci stupefatti, noi vorremmo riuscire a lavorare in autonomia, riuscire a fare il servizio che deve essere fatto a tutti questi pazienti in un reparto proprio, con l'isolamento che ci vuole, con le cure che ci vogliono, non unite a quelle di pediatria. Ancora oncologia tra 8 posti letto e riceve fino a 25 ricoveri, cioè voi immaginate una predisposizione di 8 posti letto dove ci si accettano, scusatemi il termine, 25. Tutto questo perché, secondo me correttamente, il primario di oncologia ci ha detto: nel momento in cui mi diranno che io non posso più fare dei ricoveri, o mi diranno che c'ho un limite oltre il quale non posso andare, io prenderò il camice, lo prenderò ad un chiodo e andrò a fare altro nella vita. È così per tutti gli altri reparti che abbiamo visitato. Mi piaceva su questo avere un confronto con le associazioni, perché noi riteniamo che continuare a portare avanti proposte come quello del centro traumatologico, del centro delle protesi o di questi centri sperimentali sia un errore a lungo periodo, ma lo è anche a breve periodo, o meglio forse lo è più a breve periodo che non a lungo periodo, perché oggi bisogna lottare per confermare questa struttura ospedaliera che abbiamo, che deve essere difesa dai tagli previsti nel programma Scura, che è riuscito in quello che credevo impossibile, cioè a peggiorare le previsioni del programma che aveva fatto Scopelliti quando era commissario della sanità, e credevo che fosse veramente impossibile andare ancora peggio quel piano lì, e invece è stato possibile. Si prevedono su 60 guardie mediche in Calabria di eliminarne 10, quindi anche Lamezia perderà 3 o 4 guardie mediche. Il dottore Perri, il commissario, il direttore generale che ci ha accompagnato stamattina, è stato assolutamente cortese nel volerci dare delle rassicurazioni, nel dire che loro stanno facendo, che stanno cercando di mettere riparo a queste cose, ma è una situazione che è divenuta insostenibile. E se vi devo dire qual è stata la cosa che mi ha sconvolto di più, sono state le parole dell'ex direttore generale Gerardo Mancuso, che a un certo punto ha pensato bene di unirsi a noi fin quando abbiamo chiesto di poter essere lasciati da soli, il quale ci ha detto: voi dovete sapere che in questo ospedale gran parte delle strutture sono fuori norma. E me lo viene a dire la persona che non solo non l'ha detto prima, ma ha gestito
l'azienda sanitaria di Catanzaro e quindi anche l'ospedale di Lamezia Terme, sentirsi dire che noi mandiamo delle persone con una struttura fuori norma. Io gli avrei detto, ma vada alla Procura della Repubblica subito, perché non, la sua preoccupazione è che poi qualcuno dalla Corte dei Conti li chiamerà a rispondere, ma sarà giusto che li chiameranno a rispondere, forse li chiameranno a rispondere pure qualcuno dalla Procura della Repubblica. E poi assistiamo ai casi che voi sapete, che avete letto sulla cronaca, di neonati che devono essere trasferiti, che muoiono durante il trasferimento, che non dipendono, io lo voglio dire chiaramente, noi non dipendono dal personale, non dipendono dalle strutture. Noi abbiamo trovato della gente meravigliosa qui che lavora in questo ospedale. Ci sono, come in tutte le strutture, in tutte le comunità, i lavativi, ci hanno segnalato chi attraverso espedienti vari cerca di aggirare i servizi, ma il resto del personale che sta dentro è un personale meraviglioso, che si fa in quattro, che fa oltre quello che è il proprio dovere. Abbiamo trovato medici che prestavano servizio con un braccio ingessato per non sguarnire il reparto, abbiamo trovato gente che lavora da volontario, abbiamo trovato borsisti che lavorano senza essere pagati o con uno stipendio di da quattro soldi. È una situazione che ha del marcio nella sua testa, nella sua programmazione, nella sua organizzazione complessiva. Io su questo cedo la parola a Dalila, che peraltro ha l'esperienza di avere visitato tutti gli altri ospedali o gran parte degli ospedali della Calabria, e quindi vi può raccontare sia in termini di confronto tra questo ospedale e quello che ha visitato, anche qual è la proposta che il Movimento 5 Stelle sta organizzando a livello regionale, perché qui c'è da combattere una battaglia a livello regionale e ci deve essere una battaglia a livello comunale a difesa di queste strutture, a sostegno di tutti coloro che vogliono intervenire per difendere la sanità nel complesso, e questo ospedale a Lamezia, perché l'ospedale è il primo punto, è il primo presidio della salute sul territorio. Quindi io metterei da parte, avrei voluto dire alle associazioni e ai comitati che ci sono e che si agitano a Lamezia, metterei da parte le proposte su interventi di tipo specialistico, di destinazioni di tipo specialistico di questa struttura. Io oggi mi concentrerei sulle difese di questa struttura, sull'ampliamento delle sue attività e avere come obiettivo riportare l'ospedale almeno alle condizioni nelle quali si trovava nel momento in cui c'era ancora un'azienda sanitaria alla Lamezia. Adesso passo subito a Dalila, non vi trattengo troppo. Sì, grazie, ovviamente condivido quello che hai detto. Vorrei partire da una riflessione da fare assieme, cioè sul concetto di storia, cioè di storia non come fatti che cronologicamente si ripetono nel tempo, cioè, ma di capire cosa questi fatti inseriti in un contesto storico e cronologico, cosa hanno rivelato. E allora vengo al dunque. Il commissariamento aveva un significato, quantomeno diciamo per come era scritto. Cioè serviva a commissariare quelle regioni che non erano in grado di gestire in maniera trasparente e legale la sanità. Bene, questo commissariamento ha fallito sotto tutti i punti di vista, perché quando è stata dichiarata l'emergenza socio-economica e finanziaria della Calabria, e ricordo che questa è stata dichiarata perché erano morti tre minori, ce li ricordiamo, erano Stivellato, Ruscio, Monteleone, cioè sono morti tre minori per cause che si potevano assolutamente evitare.
cosa è successo? La politica non è che ha fatto ammenda e ha detto ricominciamo da capo, risistemiamo la sanità calabrese. No, al contrario, ha lucrato sulla morte di queste persone. Purtroppo altre ne continuano a morire, come il caso della neonata che abbiamo visto qualche giorno fa, chiedendo soldi allo Stato. Quindi, dopo quella dichiarazione di emergenza sanitaria nel 2007, che cosa succede? Si chiede di costruire dei nuovi ospedali, come semplicemente costruendo fisicamente nuove strutture si dovrebbe avere più sanità o più diritto alla salute. Cioè, questi sono dei concetti che noi dobbiamo comprendere bene, perché sanità e diritto alla salute sono due cose diverse. Cioè, se io mi affaccio qui, quanta sanità c'è? Cioè, quanti ospedali ci sono? Quanti ne abbiamo in Calabria? Ma il concetto è capire cos'è il diritto alla salute, che cos'è la prevenzione, cosa significa essere curati effettivamente per il malessere che hai. L'abbiamo detto più volte in Parlamento, perché i nodi, diciamo, risalgono a tempo fa, quando tutti i partiti, l'esclusione del Movimento 5 Stelle, che non c'era in Parlamento in quegli anni, e parlo del governo Monti, sono state inserite delle paroline come pareggio di bilancio. Addirittura l'abbiamo inserita in Costituzione, cioè cosa che nessun paese europeo ha fatto, cioè inserire, quindi blindare il pareggio di bilancio dentro la Costituzione, che è la madre di tutte le leggi, no? Di tutte le norme che regolano la nostra comunità. Pareggio di bilancio significa che il bilancio di qualsiasi amministrazione deve essere sempre in pareggio, quindi non si può magari anche fare debito, però per investire, quindi non si può appunto investire nel diritto alla salute, nei servizi per i cittadini. L'importante è il pareggio di bilancio, perché noi abbiamo sottoscritto dei patti scellerati con l'Europa, per cui dobbiamo versare ogni anno miliardi e miliardi. E questo perché? Perché quando abbiamo deciso di far parte più che dell'Europa, addirittura dentro il sistema dell'euro, i politici che ci rappresentavano a quel tempo non rappresentavano i cittadini, rappresentavano loro stessi e le lobby e i poteri che li avevano evidentemente portati a svolgere quel mandato, quel ruolo. Perché un paese come l'Italia, cioè come può un paese come l'Italia dover sottostare ad una regola che non ha nessuna razionalità, quella del 3%, quella del pareggio di bilancio, del PIL? Cioè, ma chi l'ha detto che queste sono le regole alle quali un paese come l'Italia si vuole sottomettere? Perché di questo si tratta. Una regola come quella del 3%, cioè che non bisogna sforare del 3%, altrimenti l'Unione Europea ci sanziona, ci mette sotto infrazione, quindi ci fa pagare soldi, una vera e propria multa, di questo si tratta, se sforiamo il 3%. Doveva dire l'Italia, noi siamo il paese più ricco del mondo perché abbiamo dei beni culturali, architettonici e paesaggistici che nessuno ha. E quindi noi vogliamo misurare la nostra ricchezza non sulla base del PIL, sulla base dei beni che effettivamente possediamo. Queste regolicchie, perché di questo si tratta, andavano bene per paesi come la Germania, magari, che ha una storia diversa. Ed ecco perché si dice che l'Europa è germanocentrica, perché effettivamente è tarata su un altro tipo di sistema economico che non è quello dell'Italia. Lì ci voleva uno che dicesse no, cambiamo le regole, comunque troviamo dei correttivi ad una regola comune, perché questo stare in Europa così sottomessi non ha portato nessun beneficio. Quindi ecco perché dico, guardiamo la storia per quello che rivela, non per quello che la storia ci racconta di quanto è bello stare nell'Unione Europea. Sì, sarebbe stato bellissimo stare nell'Unione Europea se effettivamente questa cosa avesse portato dei benefici, dove beneficio non significa ricchezza, soldi, denaro, significa dignità nel vivere, cosa che qui non abbiamo. E quelle 50.000 persone che due giorni fa hanno fatto questa marcia silenziosa e bellissima da Perugia ad Assisi, c'era tutto il Movimento 5 Stelle, c'ero anch'io, e devo dire che sono ancora un po' acciaccato perché in un giorno abbiamo fatto 24 chilometri, c'erano le code perché noi praticamente facevamo una strada che costeggiava le autostrade e altre strade limitrofe, la gente si fermava stupita perché non riusciva a capire, o magari non aveva seguito di che cosa si trattasse, di questa migliaia di persone che effettivamente facevano questa marcia per chiedere che cosa? Un reddito minimo di dignità, così l'abbiamo definito, il reddito di cittadinanza.
tra l'altro una proposta formulata in una proposta di legge, quindi non campata per aria. Abbiamo studiato che costa 17 miliardi di euro, per cui abbiamo trovato le coperture economiche che sono state sottoscritte dagli uffici della Commissione Bilancio di Camera e di Senato, e abbiamo detto: è possibile con questi soldi dare 780 euro al mese ad ogni individuo che vive sotto la soglia di povertà, una soglia di povertà che è stata definita dall'Istat e anche dall'Europa, visto che dall'Europa prendiamo tanti esempi e tanti diktat, prendiamo ogni tanto delle regole che effettivamente sono giuste. E la grandezza di questa riforma qual è? Innanzitutto esiste in tanti altri paesi d'Europa, ovviamente poi si può calibrare come meglio si crede. Noi abbiamo fatto la proposta di 780 euro perché secondo noi alzerebbe anche i salari minimi, quindi funzionerebbe anche per dare dignità a contratti che già esistono e che ovviamente non sono dignitosi, perché ti costringono ad operare in condizioni veramente critiche. E poi andrebbero ad integrarsi ad un complesso di riforme che riguarda anche la riforma dei centri per l'impiego, dove finalmente i centri dell'impiego riformati, perché in queste coperture c'erano anche 2 miliardi appositamente per i centri per l'impiego, in rete con le regioni e gli enti locali, darebbero vita a questi progetti che andrebbero a proporre a chi è beneficiario del reddito di cittadinanza delle proposte di lavoro. Poi se tu dopo 3 proposte di lavoro le rifiuti tutte e 3, oppure ti licenzi senza un reale motivo, allora vuol dire che non hai un reale interesse alla ricerca del lavoro, allora il reddito, quindi quel reddito minimo, ti viene tolto. Quindi non è una riforma assistenzialista, anzi al contrario, serve effettivamente ad aiutare le persone in difficoltà. E questa non è l'elemosia degli 80 euro, perché ci sono in Italia, magari qualcuno può pensare di no, ma ci sono 10 milioni di poveri, più di 2 milioni di bambini che vivono sotto la soglia di povertà, quindi non è una misura che nasce per scopi elettorali o altro, è meditata proprio per far risollevare la società che è costituita anche da tutti questi poveri. E questi poveri aumentano anche a causa di una sanità che fra poco sarà inaccessibile. Inaccessibile perché questo governo, in continuità col governo Monti, perché ricordiamoci, non c'è nessuna linea di discontinuità tra Monti, Letta e Renzi, ma proprio nessuna, così come abbiamo detto fra Scopelliti e Oliverio, perché si continuano a legittimare dei tagli. E qui i comitati, che oggi siamo visti con lui, non mi ricordo il nome, le associazioni, cioè questo lo sanno sicuramente, perché anche in questa legge di stabilità sono stati decisi ulteriori tagli alla sanità. Se pensavamo che questo era il peggio, ce ne sono altri 2,6 miliardi. E qui ho già scritto qualche settimana fa al presidente della regione Oliverio per chiedergli: il presidente Oliverio la firmerà l'intesa Stato-Regioni che darà il via a questi tagli? Perché noi abbiamo avvertito tutti i presidenti di regione, ognuno di noi ha scritto, dei miei colleghi ha scritto ai propri presidenti di regione, poiché questa firma è stata rinviata al dopo elezioni, perché evidentemente avevano capito che poteva creare qualche problemino. Allora abbiamo detto: sì, preparatevi, perché il Veneto non l'ha firmato questa intesa Stato-Regioni. La Calabria che cosa vuole fare, visto che il piano di rientro doveva finire quest'anno e non si sa a che punto è, benché abbiamo una società di revisione contabile, che è la KPMG, che ha questo contratto milionario, che non si sa che cosa sta revisionando, non si sa qual è la cifra del debito che ancora abbiamo, non si sa se siamo in pareggio, cioè non si sa nulla. Eppure noi, tutti quelli che siamo qua, stiamo pagando questa società e stiamo pagando un commissariamento che non ha risolto né il problema dell''ndrangheta dentro la sanità, perché c'è ancora, e lo testimoniano le ultime intercettazioni di Giampà, che dice che il politico di turno, in quel contesto lo ha nominato Aiello, diceva che effettivamente che questi chiedeva sostegno a lui, che era un esponente comunque di una cosca, quindi di effettivamente sostenerlo durante l'elezione, perché poi avrebbe ricevuto in cambio appalti nelle cliniche, negli ospedali.
Cioè, questo dovrebbe in qualche modo creare sussulto nelle persone. Ma io non voglio il sussulto delle persone che nella politica o attraverso la politica hanno mangiato, hanno avuto il posticino, che però non è nulla di sostenibile, perché domani quel posto non ce l'avranno più. Se non è domani, sarà dopodomani. Quando c'è una comunità che muore, che non è più una comunità perché ognuno pensa al suo, vuol dire che la società ha fallito e che forse è il caso di cambiare strada. E cito un sondaggio solo per farvi capire il concetto che ne deriva, perché i sondaggi sinceramente sono cartigiani, perché in genere ti dicono che sei il 25 al 30, poi per poi dire hai fatto flop, quindi la gente non ti ha votato, non eri credibile. C'è un sondaggio molto serio che dice che la prima forza politica votata fra le persone da 18 anni ai 35 è il Movimento 5 Stelle. Ora, questo è un dato che a leggerlo magari ti fa piacere, però è una cosa che io ho constatato in questi anni, perché comunque abbiamo incontrato tante persone in questi ultimi 2 anni, non solo in campagna elettorale ma anche durante il nostro mandato parlamentare, e effettivamente ho sempre vissuto questa scena, magari dei ragazzi della mia età di 25-28 anni, insieme ai propri genitori, che effettivamente loro erano convinti quasi in maniera intuitiva del metodo che sta dietro il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle non è una forza politica nuova, non è un'alternativa, cioè toglietelo dalla testa, il Movimento 5 Stelle è un metodo che oggi ha portato alla candidatura a sindaco alla Lamezia Terme di Giuseppe D'Ippolito, che ieri ha candidato me, che ero capolista in Calabria durante le politiche del 2013, domani ci sarà un altro, cioè è un metodo che mette al centro il cittadino con delle regole precise, e chi non vuole rispettare queste regole se ne va. In effetti qualcuno se n'è andato, ma ci ha fatto un gran favore, perché avere zavorre o persone che remano contro all'interno non serve a nulla. Noi dobbiamo guardare all'obiettivo che è il Movimento 5 Stelle, di far diventare cittadini attivi, che si interessino della propria, partendo dalla propria città. E quindi noi effettivamente dobbiamo parlare, io mi sento di parlare solo a quelle persone, cioè a quelle persone che non vogliono andare a votare perché sono sconfortate. E devo dire che ne hanno tutte le ragioni, perché anche con l'Italicum, dove hanno blindato questa legge con i capilista scelti, nominati dai partiti, che addirittura potranno fare delle scelte, potranno essere multicandidati, cioè in più città un capolista può essere nominato, in più circoscrizioni. Quindi significherà che una volta poi avuti i risultati elettorali sarà il partito, segretario di partito, a scegliere quale seggio scatterà in Calabria, quale in Lombardia. Quindi c'è questo sistema. Ma se in massa le persone andassero a votare, così come è successo nel 2013, che nessuno se l'aspettava, questo boom del Movimento 5 Stelle che Napolitano diceva di non aver sentito, cioè se questo successe e continuasse ancora, purtroppo in Calabria non ci siamo riusciti, evidentemente non eravamo ancora pronti, però qui c'è una realtà alla Lamezia Terme che è tangibile, perché i ragazzi che sono in questa lista e lo stesso D'Ippolito hanno fatto un percorso. Quindi sfruttiamo questa occasione che è il Movimento 5 Stelle. Io lo dico spesso, è un'occasione da prendere al volo, perché oggi ci siamo e domani potremmo essere quelli che si stancano e che a un certo punto molleranno la spugna. Però io qua vedo tante persone adulte, che possono essere i miei genitori, i miei zii, cioè ritroviamo questo senso del patto intergenerazionale, che è una cosa reale. Oggi ne parlavamo nell'ambito sanitario, perché tanti infermieri, tanti medici che ora vanno in pensione non potranno formare dei nuovi infermieri, delle nuove persone che servirebbero, e che servirebbero però in concomitanza prima dell'uscita di queste professionalità, che una volta andate via non ci saranno, ed effettivamente sarà più complicato poi andare avanti e dare dei servizi di qualità. Quindi si sta creando un circolo vizioso tremendo, per cui o ci svegliamo adesso o non ci svegliamo più. E chiudo con questa news, che sono le sospensioni di massa che sono state date ai deputati del Movimento 5 Stelle. 59 di noi, compresa io, siamo per l'ennesima volta sospesi, questa volta per 12 giorni, chi per 25 giorni.
Allora questa non è più la maestrina, la preside Boldrini, come la vogliamo chiamare, che ammonisce qualcuno. Questo è un sistema della maggioranza dei partiti, perché quando l'ufficio di presidenza decide le sanzioni, non le decide solo la Boldrini, le decide un gruppo di persone che è formato con la maggioranza dei partiti. Okay, quindi con la stessa legge incostituzionale che gli ha dato il doppio dei seggi, e quindi loro hanno più deputati, più rappresentanza, nonostante avessero preso uno 0,1 in più di noi, per cento di noi. Allora questo si deve capire qual è il meccanismo perverso che ci sta dietro. Una maggioranza di partiti che si blinda e decide di cacciare fuori dal Parlamento la massima istituzione dei cittadini eletti. Quindi io per questo dico: quei 9 milioni di persone si devono ribellare perché è stata tolta una voce dentro quel Parlamento. E allora forse non era vero che dentro il Parlamento e le istituzioni del Movimento 5 Stelle non serve. Serve oggi più che mai, perché siamo in una deriva antidemocratica delle istituzioni, reale, che si tocca con mano. Perché se voi pensate alle sospensioni, mettete insieme queste sospensioni con la legge elettorale che blinda la fatti nominati, che mettiamo insieme con il Senato, che non è stato abolito, anzi sarà anche lì costituito da soggetti nominati, eletti nelle regioni, i sindaci, che ovviamente sono sempre, e che hanno un'immunità che non ha nessun altro sindaco che non sarà senatore. Mettila insieme con il Jobs Act, che ha smantellato le tutele del lavoratore. Mettila insieme con che cosa? Con la riforma della scuola, per cui la maggior parte delle persone, anche del mondo, di quella che si dice ancora sinistra, di chi ha votato il PD, sta capendo forse quello che sta succedendo. E poi ancora quello che arriverà, ed è la riforma, per chiudere, la riforma della governance della RAI. Cioè la RAI, che in teoria dovrebbe essere un servizio pubblico radio-televisivo, adesso con questa riforma verrà manipolata da dentro, non più solo dai partiti, che già là ci faceva schifo e ci fa ancora schifo, ma addirittura ci sarà il governo, quindi colui che ha una maggioranza assoluta, non si tratta più del singolo partito che si gestisce la nomina, gestirà la RAI da dentro con un super amministratore delegato. Allora vedete che non è più il grillino che è un rompiscatole, il grillino che è un po' troppo anarchico, antisistema, come ci vogliono definire. No, qui siamo persone che stanno difendendo la democrazia, e la vogliamo difendere a partire dalle nostre città in cui viviamo. Perché comunque qui tutti quanti abbiamo investito in vita, in famiglia, in lavoro. Tutti quanti qua abbiamo deciso di tracciare un percorso. Quindi io inviterei a ripartire da questa parola che è l'onestà, che lo ripeto sempre, parte dalla relazione fra le persone e da come ci confrontiamo, e se ci confrontiamo in maniera onesta, perché sennò non ha senso parlare né di sanità né di nulla. Quindi partiamo dal guardarci noi dentro e capire cosa stiamo facendo per alimentare questo concetto di onestà, che è una somma di tante individualità che poi diventa una relazione e che poi diventa una comunità civile, se no non siamo nulla di tutto questo. Quindi ci siamo più combattivi che mai, perché ci possono togliere quanto vogliono dal Parlamento, ma noi al contrario abbiamo più elementi, forse ancora più evidenti ai cittadini, perché quando la gente si scandalizza dicendo: ma sti grillini ogni volta gridano al colpo di Stato, alla dittatura, e dove sta dittatura? La dittatura non verrà a bussare alle vostre porte e dire: siamo in dittatura. Quando ce ne accorgeremo sarà troppo tardi. Quindi io veramente ho pena anche per quegli pseudo intellettuali, o pseudo giornalisti, perché quando qualcuno dice che noi siamo contro i giornalisti dice il falso, perché noi siamo contro gli pseudo giornalisti. Quando fanno questi discorsi offendono l'intelligenza delle persone. Quindi noi tutti abbiamo una dignità, facciamola rispettare e non ci demoralizziamo, perché proprio siamo nel momento in cui per fortuna c'è una rappresentanza forte e che soprattutto non demorde. Grazie. Posso spiegare, visto che sono stati chiamati in causa, e anche perché voglio dire, non vorrei che, siccome è un movimento che
nasce già da molto tempo, no, però non vorrei che prendesse come già qualcuno ha preso una cantonata. Vorrei spiegare un pochettino perché siccome tu hai detto, Pino, che lasceresti perdere l'eccellenza purché si rimetti in sesto quello che già abbiamo. Ecco, io vorrei spiegare. Io ho detto incomincerei prima a rimettere in sesto quello che abbiamo. Sì, poi preoccuparmi. Io, se mi permetti, vorrei spiegare perché noi insistiamo affinché veramente si possa avere qualche eccellenza in questo ospedale. Perché se non si capisce questo, viene spontanea quello che hai detto tu. A parte il fatto che c'è da dire pure che, per esempio, stamattina, ma mi pare che te l'avevo già detto nell'orecchio, loro ti hanno fatto visitare quello che hanno voluto loro. Ma qui c'è del brutto, ma del brutto veramente di grave, non di qualcosa così di leggero e dica. Di passarci solo. No, vabbè, ma qualche cosa forse l'abbiamo anche visitato. Brutto nel senso... Ce lo dica. Brutto, che cosa voglio dire? Per esempio, questa è una struttura, va bene che dopo che se n'è andato l'ha messo pure lui, no? Non è a norma, che non mi pare che non è una cosa da nulla. Questa è una struttura che, per esempio, hanno chiuso le porte, però le porte quelle dove ci possono, ma dove ci devono andare eventualmente qualcuno che vuole commettere qualcosa, no? Sono assolutamente aperte, li possiamo andare a verificare. Questa è una struttura che le vie di accesso sono, che ne so, sono proibite. No, oppure per esempio qui dove siamo noi adesso, no? Basterebbe guardare che cosa c'è lì, per una lite che c'è fra l'amministrazione dell'ARN e il comune, qui pagano una ditta che la mattina c'è per far entrare a chi vogliono loro, fra le altre cose, e questo è denaro pubblico che è uno spreco. Basterebbe che si mettessero d'accordo, no? E eviteremmo la spesa per esempio di questi guardie giurate, di questo e quello. E poi potrei continuare, ma siccome mi preme dire quello che stavo per dire, noi perché insistiamo affinché qui veramente ci possa essere qualche eccellenza? Perché la suddivisione degli ospedali, come sono fatte adesso le norme, non sono più sulla base chissà di che cosa, sono sulla base per esempio della provincia. Allora cosa significa questo? Che gli ospedali provinciali vengono denominati Abbott, mentre quelli che non sono provinciali vengono nominati spot. Questa cosa qui non è ininfluente, perché altrimenti non si capirebbe perché fanno questo tipo di selezione. È influente per quale motivo? Perché gli ospedali Abbott hanno tutte le possibilità per poter avere determinate attività, e invece quelli spot questa possibilità qui non ce l'hanno. Cosa voglio dire? Voglio dire che se qui per esempio non riusciamo a diventare Abbott, no, rischiamo veramente di chiuderlo questo ospedale, questo è il problema. Perché rischiamo di chiuderlo? Perché negli Abbott è consentito per esempio un centro trasfusionale, una radiologia di un certo modo, una cardiologia di un certo modo, e così potrei continuare all'infinito. Siccome l'unico diciamo appiglio che possiamo avere in questo momento per poter diventare Abbott e non rimanere spot è quello di fare un trauma center, che non è una cosa che ci siamo inventati noi, è una cosa che dice la legge, che è stato riportato in più da più presidenti delle giunte regionali, a iniziale da Luzzo, poi ha proseguito addirittura anche da Chiaravallone della rete ospedaliera. E quindi questa qui è una cosa che è prevista per legge. Siccome ci sono, per poter fare il trauma center, ci sono determinati criteri che, guardate caso, questi criteri li possiede semplicemente la Mezza Terme, per la centralità, perché ha un aeroporto, perché ha un nodo autostradale, perché ha un nodo ferroviario, eccetera, eccetera. Perché se questi criteri li possedeva Cosenza, Catanzaro, Reggio, a quest'ora il trauma center sarebbe stato messo. E allora noi, ecco perché, non è che non vogliamo per l'altro, vogliamo un trauma center per far sì che questo ospedale possa diventare non più sport, ma non per un fatto nominale, perché se per esempio anche questa scelta qui, no, fosse stata non sulla denominazione della località, cioè provincia o non provincia, ma sulla base degli abitanti. Noi come abitanti abbiamo un'utenza che è il 5% in meno dell'utenza che ha la provincia di Catanzaro, e quindi non si capisce perché noi del territorio, non solo noi di Lamezia, ma tutto il territorio, quello che serve questo ospedale, dobbiamo recarci lì dove hanno addirittura molte strutture doppioni,
Vedi, per esempio, la cardiologia. Vorrei farle una domanda. Perché non ci parla del centro trasfusionale che è già Lamezia ha già inviato la maggior quantità di plasma per la lavorazione industriale di tutta la Calabria. Sì, sì. Però abbiamo lo stesso problema, cioè perché. E questo lo devi dire a lui, che per esempio infatti, dice lui che. Infatti ha detto che bisogna prima risolvere i problemi. Che però, ci sono, però se non diventiamo. Allora cerchiamo di capirci, se non diventiamo hub. Questa cosa qui non sarà possibile, perché noi abbiamo un centro trasfusionale che è H24. L'H24 è consentito semplicemente a quelli che sono ABET. Ecco, questo è il problema. Sì, ma bravo. Infatti parliamo di questo. Parliamo di questo qui. Veramente, io potrei anche... No, perché lei sembra che non tenga conto del fatto che arriveranno tagli per 2 miliardi. Sì, quindi sì, non possiamo chiedere la luna, ovvero che gli hub diventano invece di 3, 4, oppure togliamo da una parte e ne andiamo dall'altra. Dobbiamo ragionare sull'esistente e politicamente, perché è una questione di volontà politica, mandare a quel paese chi fa queste promesse che Lamezia diventerà hub, perché non diventerà hub. Arriveranno tempi più bui di quelli che stiamo vivendo, dove non si può pensare di chiedere che Lamezia diventa un hub domani o dopodomani, perché ci saranno tanti, pesantissimi. Quindi o chiediamo cose reali, e questo voleva dire Di Ippolito in maniera cercare logica di salvare e razionale, salvabile. Perché se la terapia neonatale, intenzione neonatale c'è già, c'è nei medici, c'è nelle strutture. Ce la tolgono quella, allora non ci siamo capiti. Cerchiamo di salvare quella che ma no, non è possibile per quello che ha detto lei, perché c'è già stato l'accordo Stato-Regione. C'è già stato l'accordo Stato-Regione, non è di adesso, è del mese no, di ancora non è firmato, ancora non è del firmato. Mese di febbraio, ma non c'è è stato firmato Stato-Regione, dove hanno stabilito determinati criteri. Uno dei tanti criteri, per esempio, in riferimento alla neonatologia, no? Possiamo parlare anche della cardiologia, per esempio, no? È che non si giustificano determinate branche se non hanno un certo numero di utente. E questa qui mi pare una logica da condividere con le altre cose. È una logica... il maggior numero di utenze. No, questa è una logica che io condivido, perché per esempio, facciamo l'esempio della cardiochirurgia, no? La cardiochirurgia, che in Calabria ce ne sono 3 e una sta per aprire, che sarebbe Reggio Calabria, la cosiddetta casa... due rai a Cotanzaro. Appunto. E quindi, però, secondo questo ultimo piano che hanno fatto, dovranno tagliare le cardiochirurgie, perché una basta, ogni cardiochirurgia si giustifica se ha un'utenza di 2 milioni di abitanti. Se non ha 2 milioni di abitanti, una cardiochirurgia non si giustifica, ma è una cosa ovvia questo qui, perché se non si fanno tanti interventi si rischia di affidarsi in mano incompetenti, di gente che perde la manualità, di gente che non... Invece più se ne fa e più si diventa sempre più bravo. Questo per dire che cosa? Per dire che per esempio la neonatologia, secondo quel piano lì, che noi qui l'abbiamo, a noi ci verrà tolta, anche se il piano, quel piano lì, prevede che per la Calabria devono esserci 30 posti di neonatologia, attualmente ce ne sono 16, ma guarda caso noi non entriamo in quei 16, questo è il problema, no, ma non perché fino a quando... Alla Lamezia Terme c'è, scusa, è scritta sulla carta, no. E purtroppo non viene effettivamente sostenuta con un personale... è quello che servirebbe, quindi c'è, per esempio, se vi state parlando di questo. La raccolta più grossa è fatta proprio al centro trasfusionale da Lamezia Terme. Sì. Vabbè, comunque c'era il dottore Fusto che... Io volevo dire, appunto partire dal dato di fatto, che quello che è reale in questo momento è il piano scuro, che contraddice anche la volontà apparentemente di Oliverio. Il piano scuro prevede per Lamezia un declassamento quasi generale, perché parecchie strutture complesse perderanno la dicitura, la struttura complessa, quindi perderanno il primariato, e sono previste invece molte strutture semplici dipartimentali. Questo significa che saremo probabilmente accorpati i reparti ad altre strutture di Catanzaro. I pochi reparti che hanno mantenuto il primariato, guarda caso, sono attualmente diretti da primari di Catanzaro. I vertici della nostra ASP in questo momento sono tutti di Catanzaro, il direttore amministrativo, il direttore sanitario. E la nostra ASP è l'unica che non ha prodotto nessuna obiezione al piano scuro, mentre le altre ASP stanno muovendosi per mantenere l'ospedale di Praia Mare, di Rossano e altre iniziative del genere. La nostra è l'unica che non ha preso nessuna iniziativa, cioè è completamente appiattita su quello che è il piano scuro.
bisogna... Hai detto bene, così. Apparentemente, Oliverio, perché hanno fatto questo gioco delle parti e lo fanno tuttora, perché in campagna elettorale doveva per forza essere lui commissario e avrebbe fatto guerra al commissario che sarebbe venuto. Invece arriva il commissario e si mettono assolutamente d'accordo, perché Oliverio nomina i commissari, li nomina lui, i commissari delle varie ASP, e il commissario di tutta la sanità calabrese, che è Scura, con subcommissario Urbani, che ha fatto il piano due giorni dopo che è stato insediato, come ha fatto da già provato, ma perché era praticamente uguale a quello. E quindi non è vero che c'è una lavora. No, non era come quello di prima, è peggio. No, è peggio. Sì, in peggio, sì. Quindi faccio l'esempio del mio reparto, io lavoro nel laboratorio NASA. Peggio il prima di altro. In questo momento il laboratorio NASA e l'ASP di Catanzaro sono solo due, noi sul Tirreno e Soverato sullo Ione. Tutte e due perdono il prima di altro. Cioè, non si capisce da chi saremo diretti. E siamo reparti che abbiamo un volume d'affari di milioni di euro. I primari sono importanti perché hanno una funzione giuridica. Il primario si può mettere di traverso su manovre strane. Vorremmo che lo facessero. I facenti funzioni non si possono mettere di traverso perché il giorno dopo li sollevano. Mancano i primari. Quindi sta manovra dove vuole andare a parare? Cioè non si capisce come si potrà gestire, perderemo la microbiologia, cioè non come funziona. L'obiettivo è sempre quello di declassare la sanità pubblica, così andranno avanti le cliniche private. O spostare forse su Germaneto, che ovviamente ha bisogno di fare numeri. Certo. Per questo prima di una riforma razionale si dovrebbe effettivamente incidere su degli sprechi, perché io ricordo che è una cosa che abbiamo denunciato solo noi a partire dalle regionali, cioè noi paghiamo al Mater Domini delle cifre sconsiderate, oltre circa 30.000 euro al giorno, dove paghiamo questa azienda sulla base di un dato storico, quindi un dato forfettario, e non sulle prestazioni che effettivamente questa azienda eroga. Altra truffa, il Mater Domini si deve integrare con il Pugliese Ciaccio, bene diremmo noi, perché effettivamente si integra due ospedali per farne uno magari decente. No, tutto questo è sempre fatto in funzione della Mater Domini, che deve mantenere i suoi primariati a danno del Pugliese Ciaccio, quindi sempre una questione di nomine e di pedine da spostare, cioè non c'è mai al centro il paziente, il malato, il cittadino. E le cardiochirurgie di cui parlavamo prima, ci sono danni erariali di milioni di euro per quella di Reggio Calabria che non è mai partita, e il piano Scura ne prevede altre due a Catanzaro. Cioè, quindi, come dice lui, se effettivamente ci devono essere dei numeri, com'è possibile? Come si giustificano due cardiochirurgie a Catanzaro? Non perché uno sia meno bravo dell'altro, perché sicuramente saranno due servizi efficienti e qualificati, ma a livello di risparmio, se è vero che vogliamo fare questo, quindi una logica, diciamo una macro logica non c'è, sono piccole logiche feudale di clientele, per cui bisogna sistemare attraverso la politica delle persone. A breve altre news. Certo. Va bene. Come vedi, tu stesso devi dire quelle cose. Il problema qui, e questo vale non semplicemente per quanto riguarda la sanità, forse l'unica cosa, cioè mi accomunano molte cose con Peppe Grillo, ma non tutte per la verità. Però devo dire la verità, lui è uno di quelli, è il primo che ha detto, e poi questo è intuibile, in Italia non c'è un problema di soldi, dovremmo dirla ad alta voce questa, e dovremmo distribuirla questa cosa. In Italia c'è un problema di come sono divisi i soldi, non un problema il di problema soldi. È chi li i soldi gestisce. Ci sono a Dios, anche qui i soldi si prendono a palata con la pace. Il problema è chi li gestisce i soldi, purtroppo. I soldi sono divisi male, questo è il problema. No, non è che sono divisi male, sono gestiti male. Dopo ti do male. Una cosa, dopo ti faccio vedere quanto sprecano. Ma quello che dico io, se noi andiamo da Oliverio di turno e gli diciamo facci qua quello che vuoi fare tu, noi non vogliamo il pennacchio, perché il pennacchio non ci serve, noi vogliamo una qualche cosa che, non noi, ma poi darsi pure che non si chiamerà trauma center, che si chiamerà in qualche altro modo, però qua parliamo della vita di persona, siccome è giustificato, tu prima facevi riferimento a delle morte, no, la gente che è morta. Purtroppo un trauma center, anche se salva una sola vita, nell'arco di 5 anni,
non può essere una questione di prezzo, hai capito che ti voglio dire? Oh, e allora il tramo sempre in Calabria ci vuole, perché è previsto dal decreto Balducci, non è stato abrogato ancora, fino a prova contraria. Chi ha i criteri per poter avere questa cosa qui, questa struttura qui, è esclusivamente la Lamezia, perché, ripeto, deve avere un aeroporto, deve avere un autostradale, deve essere centrale, perché se deve servire la Calabria, deve essere centrale. In un argomento, in un discorso già è sì. Così bisogna inquadrarlo, non per il pennacchio di Abbott Spot, che non ce ne fotte niente, figurati che cosa ce ne fotte se ci chiamiamo Abbott Spot. Però è un problema serio, perché se non fa questa cosa qui, come diceva il dottore Fusto, loro già col decreto Scura che ha tagliato non è quello di Coso, non è quello di Scopellini, è molto peggio di quello di Scopellini. Qui non resta niente più, non resta assolutamente niente, resta un pronto soccorso che fungerà come smistamento. Cioè vengono qui e poi saranno, dobbiamo costruire delle navette che ci conducono direttamente a Catanzaro, perché qui non possiamo fare nulla, perché nessuno prenderà il bisturo per aprire qualsiasi cosa del corpo se non ha la sicurezza di un centro trasfusionale, di una radiologia. Questo noi torniamo è il al concetto di legalità, perché tu hai nominato Praia Mare, Trebisaccia, lì c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice che lì l'ospedale ci deve essere, perché non c'erano i tempi di percorrenza per arrivare ad una struttura ospedaliera. Ma è anche dimostrato che quello è stato uno spreco. Ma loro nei 5 anni lì a Trebisaccia hanno pagato di emigrazione della sanità 33 milioni in più, non una lira, 33 milioni in più. Ecco perché avevano tolto, quando gliel'hanno tolto l'ospedale, perché il problema non è che il cittadino vuole l'ospedale, il posto in ospedale, il cittadino vuole il servizio. Siccome sul territorio non c'è nulla, perché se noi facciamo in proporzione, tagliamo i posti letto, però diamo un'alternativa con tutte le strutture sul territorio, allora è un discorso che fila, ma altrimenti il cittadino ha ragione di ribellarsi, perché vuole, se si sente male dove deve andare? Infatti noi vogliamo che il cittadino si impegni. Abbiamo questi dati. Noi quello vogliamo. Va bene. Vogliamo avere posto dove andiamo della data. Siccome Dalila... non c'è bisogno del posto. Siccome Dalila è stata così gentile a venire stamattina e a ritornare oggi pomeriggio, e nel frattempo è andata a fare un'altra cosa da un'altra parte. E adesso ha un aereo che la deve portare a Roma per ritornare in Parlamento. La scorta, l'auto blu, la scorta dei carabinieri è pronta per portarla via. Quindi vi ringraziamo tutti quanti e ci vedremo alla prossima occasione. Ciao.